Buongiorno ragazzi, bentornati al canale come sempre Giù di Muscolo a Vita. Nel video di oggi non sarò io, ma Enrico da RNS Santa. Sono sicuro che alcuni di voi l'hanno già visto, oppure alcuni di voi lo seguono già su Instagram. Vi ho chiesto di mettere insieme un video un pochino più tecnico sul front squat, che è un ottimo movimento per costruire i quadricipiti e un'ottima alternativa allo squat normale. Ve ne parlerà meglio lui, vi darà tutti i piccoli consigli tecnici per migliorare il vostro front squat. Mi raccomando, se vi piace lasciateci un like, andate a iscrivervi al suo canale o al suo Instagram se volete più video tecnici così. Io lo ringrazio, mi fa piacere averlo sul canale, godetevi il video. Ciao a tutti raga, qua è Santa e oggi parliamo del front squat. È un esercizio che non ho fatto molto spesso in vita mia, non l'ho fatto molto, ma ultimamente, anche dovuto al fatto che il mio back squat è abbastanza asimmetrico, ho deciso di dedicarmici un po' e devo dire che mi piace molto e quindi ho deciso di portarvi un tutorial quanto più completo possibile sulla sua esecuzione. In questo caso partiamo dall'impugnatura e ci sono due tipi di impugnatura principale. La prima è sulle dita, l'impugnatura diciamo più tipica dei pesisti, anche se loro la fanno leggermente diversamente, dove il bilanciere appoggia sulle nostre clavicole e sul nostro deltoide anteriore. C'è da dire però che quasi nessuno, soprattutto le prime volte che si approccia a questo esercizio, si sente comodo utilizzando questa impugnatura. Quindi ho deciso di farvi vedere anche questa, quella a braccia incrociate, che sicuramente è quella più usata dal frequentatore medio della palestra, che magari non usa il front squat come accessorio per la pesistica olimpica, ma semplicemente per il guadagno di forza generale e massa muscolare, specialmente nei quadricipiti. Qualsiasi delle due decidiate di fare, ricordate che comunque la cosa più importante è quella di avere i gomiti abbastanza alti. Perché? Perché ci serve avere il braccio parallelo al terreno per poter garantire un appoggio saldo al bilanciere. Nel front squat, contrariamente al back, io propongo una leggera estensione cervicale in più per aiutarci a mantenere il rachide esteso e il busto verticale, cosa che nel front squat è necessaria ancora di più che nel back. A livello di stance degli arti inferiori siamo più o meno a una larghezza spalle con una leggera extra rotazione delle punte. Ricordatevi che più è larga la stance e più le punte dovrebbero essere extra ruotate per mantenere un buon allineamento tra tibia e femore e quindi non danneggiare il ginocchio. Parliamo ora dell'esecuzione. Dopo aver completato una manovra di Valsalva, sbloccate ginocchio e bacino contemporaneamente, facendo scendere il bilanciere in linea retta sul centro del vostro piede. Ovviamente tutto questo mantenendo gomiti alti e braccia parallele al terreno. In questo modo avrete un punto d'appoggio saldo e il bilanciere non scivolerà. Come potete vedere, nel front squat, anche se in realtà nel back squat vale la stessa cosa, ma nel front squat è accentuata, c'è un grandissimo knee travel, quindi un viaggio del ginocchio oltre la punta abbastanza notevole. Questo è necessario a livello biomeccanico per riuscire a mantenere una certa verticalità del busto e non rovesciare il bilanciere a terra. Un buon viaggio del ginocchio in avanti dipende da una buona dorsiflessione, ovvero la nostra capacità di avvicinare il dorso del piede alla tibia, e per questo delle scarpe da squat possono essere veramente utili. Prima ho detto che il viaggio del ginocchio, oltre si detto knee travel, è necessario per poter mantenere il busto verticale. Questo per due requisiti principali, ovvero quello che il bilanciere deve sempre stare sul centro del piede o al massimo sull'avampiede per poter stare in equilibrio, e due, perché il bilanciere deve avere sempre un solido punto d'appoggio e di conseguenza il busto deve essere verticale per poter permettere ai gomiti di stare in alto. Se noi provassimo a far stare il bilanciere sul centro del piede, pur mantenendo il ginocchio dietro la punta, il risultato sarebbe questo: un'inclinazione esagerata del busto in avanti che provocherebbe sicuramente una caduta del bilanciere e tra l'altro magari anche una flessione per avanti della colonna che causerebbe danni a quest'ultima. Ricapitolando, il front squat, oltre a essere un ottimo esercizio se si vuole enfatizzare il lavoro sui quadricipiti, è anche un ottimo esercizio di mobilità per la nostra caviglia e in generale ci insegna a mantenere un corretto pattern motorio, quindi a far lavorare anche il ginocchio, cosa che molto spesso la gente in palestra per anni e anni di fesserie non fa, e di conseguenza potrebbe trasferirsi a nostro vantaggio la cosa nel back squat, in cui magari potremo riuscire a utilizzare leggermente di più il nostro ginocchio e mantenerci
più verticali. Ok raga, anche questo video è giunto al termine, spero che vi sia stato utile. Se è così, non dimenticate di lasciare un like, un commento, un feedback, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram, dove pubblico un sacco di cose interessanti. Ciao ciao e grazie! Spero vi sia piaciuto questo video ragazzi, grazie mille ad Enrico per essere venuto sul canale, fatemi sapere se volete altri tipi di questi video, avevo intenzione di fare dei podcast magari facendo delle domande, delle interviste, piccole interviste ad altre persone, ad altri youtuber, ad altri coach, sia italiani che non, quindi fatemi sapere se pensate sia una buona idea, lasciatemi dei nomi qua nei commenti, vi ringrazio a tutti e ci vediamo nel prossimo video, ciao!